dall'idea che tutte le cose nuove le fanno paura. Molte volte, andando avanti negli anni, nella maturità, cerchiamo di costringerci in un mondo di abitudini, in modo da sentirci più sicuri. Ma ripetere le abitudini non ci rende più sicuri, ci rende più fragili. Perché nel momento stesso in cui io mi dico che la mia vita è questa, oggi, domani, dopodomani e poi domani ancora, nel momento in cui non entra nessuna innovazione, io tengo lontana la giovinezza. Il bambino che è in noi, la bambina che è in ogni donna, è presente anche a 80 anni. È sempre presente. Si tratta di darle spazio. Cosa adorano i bambini? Le novità. Via via che avanziamo nel tempo, noi dobbiamo ritrovare le cose antiche che ci abitano e vederle nel nuovo, rimetterle nel nuovo. Bene, questa signora di cui vi parlo, sapete come si è liberata di queste paure che la tagliavano durante il giorno delle cose nuove? Immaginando le cose che le piacevano da pazzi nell'infanzia e poi soprattutto fantasticando viaggi l'altrove. Un viaggio sulla cordigliera delle Ande. Pensi, io che ho persino paura del pianerottolo quando esco. Dentro di noi esistono sempre gli opposti. Mentre un lato di noi ha paura delle cose più banali, c'è un lato di noi che vola nello spazio. L'energia viene da qui. L'energia viene dalla fantasia, dal desiderio. Viene dalle cose che ci piace fare e sono importantissime. Trovate almeno una volta nella giornata uno spazio in cui siete da soli. Un'altra signora mi dice, io ho sempre bisogno di qualcuno che mi faccia compagnia. Ma signora, è sicura? Sì, io guardi. Adesso che poi sono andato in pensione abbastanza giovane, ho 58 anni, io già dal giorno prima e poi il giorno dopo ho già programmato tutte le persone che devo incontrare. Ma quel programma invecchia. Perché sono soltanto gli imprevisti che ci costringono a utilizzare energie che non penseremmo di avere. Energie che emergono soltanto quando sei costretto dai disagi, dai dolori, dalle crisi a mobilitare. Ma non c'è bisogno delle crisi e dei dolori per mobilitare queste energie. Sono presenti dentro di noi. Le Nel momento in cui penso che ci saranno altri, che la mia felicità dipenderà da altri, dipenderà da che incontro, dal tempo che occupo, la mia vita e la mia giornata diventeranno un progetto di occupazione del tempo. Questo è di quanto più deleterio esiste e quanto più invecchiante esiste. Nel momento in cui penso che ci saranno altri, che la mia felicità dipenderà da altri, dipenderà da che incontro, dal tempo che occupo, la mia vita e la mia giornata diventeranno un progetto di occupazione del tempo. Questo è di quanto più deleterio esiste e quanto più invecchiante esiste. L'anima evolve prima di tutto e più di tutto attraverso uno spazio silenzioso. Puoi avere l'uomo o la donna dei tuoi sogni, puoi avere tutto quello che vuoi. Ma senza un tuo spazio silenzioso in cui sei immerso, tu sei sempre in balia della paura di perdere gli altri. La maturità è il tempo per trovare la solitudine. Sì, fai sport, fai palestra, fai tutto quello che vuoi. Ma uno spazio per la solitudine deve esserci. Perché la solitudine è il principio rigenerativo del cervello. Non dove vado, cosa faccio, chi incontro. Ma quale spazio trovo per fare qualcosa che mi piace, che piace a me.
Qualsiasi, qualsiasi. Indossare dei vestiti, ballare davanti allo specchio, disegnare, scrivere, dipingere, coltivare. Qualsiasi cosa in cui io sia immerso, fino a che arriva quella sensazione di perdere il senso del tempo. Quando perdi il senso del tempo, quella solitudine è il miglior regalo che puoi avere. E poi ti accorgi che ti vengono interessi, desideri di incontri, di cose nuove che prima non avevi. Questo è il desiderio della giovinezza.